Mio intervento sostanzialmente è diviso in due parti. Con una parte, analisi proposte per la pianificazione comunale, volevo un po' introdurvi il lavoro che è stato fatto di analisi, quindi poi far vedere anche a cosa è servito. E poi successivamente, nell'ultima parte, entrerò nello specifico per quanto riguarda le relazioni tra la rete ecologica comunale e la rete infrastrutturale, che è uno degli argomenti fondamentali che abbiamo visto che vanno ad interferire con la realizzazione della rete ecologica. Quindi, parlando di analisi multidisciplinari, prima Giuliana vi ha spiegato un po' tutta la struttura del lavoro. Qui volevo farvi vedere a cosa sono servite queste analisi multidisciplinari, che sono state, appunto, come è stato detto, urbanistiche, geologiche, geomorfologiche, floristico-vegetazionali, eccetera. Queste analisi in sostanza hanno portato a definire qual è il funzionamento di quella che dovrebbe essere la rete ecologica, quindi il funzionamento ecosistemico del territorio. Dalla sintesi delle analisi noi siamo arrivati a definire quella che abbiamo chiamato una diagnosi, quindi individuazione dei principali elementi di criticità relativi al funzionamento, al migliore funzionamento della rete ecologica, ma anche gli elementi da proteggere, da valorizzare e gli elementi da potenziare e riqualificare, quindi quello che nel territorio, nel funzionamento dell'ecosistema esistente, costituisce un elemento critico e quello che invece è una potenzialità che va incrementata, quindi non soltanto protetta e valorizzata, ma anche potenziata e riqualificata. Quindi si parla anche di ricostruzione di questi corridoi ecologici quando la criticità ha evidenziato la loro frammentazione. Questo è l'inquadramento degli ambiti di intervento, come aveva detto, vi ha illustrato prima l'architetto Bernardelli. Dalla diagnosi abbiamo definito degli obiettivi di progetto e questi obiettivi di progetto poi si sono concretizzati in questi circa 32 ambiti di intervento che vedete collocati con questi trattini viola. E appunto dagli obiettivi di progetto, quindi come vogliamo che funzioni la rete ecologica sul nostro territorio, sul territorio oggetto di studio, siamo arrivati poi a definire degli ambiti di intervento specifici all'interno dei quali elaborare delle proposte di intervento. Quindi tra i prodotti che verranno poi dati ai comuni, questi ambiti di intervento verranno descritti sostanzialmente attraverso due elementi, le schede di analisi, quindi per ogni ambito di intervento viene prodotta una scheda di analisi di questo tipo, che praticamente presenta un po' la sintesi, il riassunto delle principali analisi che sono state effettuate, le analisi multidisciplinari, e successivamente da questa scheda di analisi, poi ovviamente se ogni comune vuole approfondire nel merito, nella relazione, ci sono poi tutti gli elementi per leggere i contenuti specifici delle analisi, che nella scheda di analisi vengono ovviamente sintetizzati. A seguire, per ogni ambito di intervento, sono state poi prodotte queste schede di progetto. Schede di progetto che appunto partono da degli obiettivi, quindi nell'ambito di intervento considerato si va a vedere quali sono gli obiettivi, cioè qual è l'importanza di quell'ambito di intervento all'interno del funzionamento complessivo della rete ecologica, e le indicazioni progettuali hanno riguardato poi nello specifico come rendere funzionante questo obiettivo, come concretizzarlo. Quindi nelle schede di progetto si è arrivati a progettare nel dettaglio la realizzazione, si tratta soprattutto di riconnessione di corridoi ecologici, però nel dettaglio si è arrivati a definire, a dare delle indicazioni sulla realizzazione di fasce boscate, ricostruzione di siepi e di filari, ricostruzione o miglioramento di tutti quegli elementi che la dottoressa De Filippis aveva mostrato prima, sono gli elementi che costituiscono la rete ecologica. Quindi prima è stato detto la rete ecologica è costituita da aree ad alta naturalità, le core areas, insomma i nodi gangli della rete, e poi da una serie di altri elementi che sono i corridoi ecologici piuttosto che le stepping stone o le aree di margine, oppure nella nostra rete abbiamo delle aree che vengono definite aree ecomosaici a supporto della matrice ecologica. Quindi nell'intervento si vanno a definire nel dettaglio come realizzare, come migliorare questi elementi.
andando a definire proprio anche, vedete in basso a sinistra, le indicazioni progettuali per gli impianti vegetali. Quindi non si dice soltanto qui, come è segnato sulla carta, si prevede la realizzazione di una fascia boscata di 10-15 metri, si va anche a definire poi nel dettaglio come deve essere realizzata quella fascia boscata. E non sono indicazioni generali, perché per ogni ambito di intervento la dottoressa Angelucci ha definito nel dettaglio qual è l'associazione vegetale più adatta per essere collocata. Poi ovviamente lei ve lo spiegherà meglio. Quindi progetti che sono entrati nel dettaglio, come diceva l'architetto Menardelli, anche nel dettaglio degli assetti proprietari, una stima di massima dei costi, e anche nel dettaglio, diciamo, delle indicazioni urbanistiche. Ogni scheda di progetto ha una parte che riguarda le indicazioni urbanistiche, che sono appunto dei suggerimenti che vengono dati ai comuni per attuare queste indicazioni progettuali e farli diventare degli strumenti concreti all'interno degli strumenti di governo del territorio. Per quanto riguarda le indicazioni urbanistiche, appunto, noi abbiamo fatto un'analisi di tutti gli strumenti urbanistici e abbiamo visto che ogni comune recepisce nei propri strumenti urbanistici le indicazioni della rete ecologica, come previsto dalla normativa, come è stato illustrato prima, recepisce in maniera anche diversa. Quindi qui vi facevo vedere soltanto, per esempio, il comune di Filago e il comune di Curno hanno recepito il concetto di rete ecologica all'interno del piano delle regole. Il comune di Filago ha individuato questi corridoi ecologici con queste frecce arancioni, il comune di Curno, anche lui ha fatto queste, nel piano delle regole, ha indicato questi tracciolini verdi che voi vedete come l'esigenza di connessioni ecologiche. Il comune di Ambivere invece, questo sempre per farvi vedere degli esempi, il comune di Ambivere invece di fare di indicare delle connessioni o degli obiettivi, ha inserito proprio nel documento di piano delle indicazioni specifiche, e quindi ha definito proprio delle fasce. Tra l'altro vengono riportate sia nelle carte conoscitive che nella carta degli scenari di trasformazione, ha individuato esattamente delle aree che vengono definite come corridoi ecologici. Questo per dirvi che, appunto, siccome abbiamo visto che ogni comune è abbastanza eterogeneo nel recepire negli strumenti urbanistici le indicazioni sulla rete ecologica, sì, sappiate che con i materiali che verranno presentati, che verranno consegnati ai comuni che sono relativi a questo studio, ci sono delle indicazioni anche per in un certo senso uniformare queste indicazioni, quindi cercare di recepire in maniera unitaria le indicazioni per la realizzazione della rete ecologica all'interno degli strumenti di governo del territorio. Quindi questo è un esempio di indicazioni urbanistiche. In sostanza noi abbiamo dato, diciamo così, tre tipi di indicazione. Lo vedete nell'immagine, quella in basso a destra, che è riferita al territorio tra il comune di Mapello e il comune di Ponte San Pietro. Quella striscia arancione rappresenta il corridoio ecologico che noi abbiamo progettato, e quindi si dice negli strumenti di governo del territorio recepite, magari non delle frecce, ma adesso che ci sono gli strumenti di dettaglio, recepite esattamente il disegno del corridoio ecologico. L'altra indicazione fondamentale è: quando c'è un corridoio ecologico sarebbe opportuno limitare l'espansione urbana nella fascia che comprende quel corridoio ecologico. Lì il corridoio ecologico, lo vedete, a seconda della progettazione, negli interventi proposti possono essere la fascia di 15 metri, di 20 metri, la siepe, il filare, però non si riduce a quei 15-20 metri un corridoio ecologico. C'è la necessità di tutelare tutta quell'area che serve per quei flussi di animali e di piante che costituiscono effettivamente un corridoio ecologico. Quindi nelle fasce verdi, quelle fasce turchese, sono delle fasce di mitigazione che noi abbiamo di volta in volta indicato ai comuni per dire: lì c'è il corridoio ecologico, l'area nel tuo strumento di governo del territorio sarebbe opportuno mettere in qualche modo delle indicazioni di tutela, o comunque di inedificabilità, o comunque di garanzia che quel corridoio ecologico venga perlomeno mantenuto, che venga perlomeno mantenuto lo spazio aperto. Tornando a quello che vi dicevo, all'insieme delle analisi multidisciplinari, queste hanno evidenziato soprattutto queste, diciamo così, tre criticità principali: il consumo di suolo, come vi ha raccontato prima il collega, la prevalenza di un'agricoltura di tipo intensivo e monoculturale, come vi illustrerà poi meglio il dottor Morlotti, e lo sviluppo della rete infrastrutturale di trasporto.
La frammentazione degli habitat, abbiamo visto, è uno degli elementi di criticità principale, perché appunto lo sviluppo della rete lineare delle infrastrutture di trasporto causa la frammentazione del territorio e l'impoverimento degli habitat, e questa è la criticità principale. Poi ci sono altre problematiche connesse, che è l'inquinamento causato dal traffico, problematiche di road mortality, come vi verrà illustrato dopo. Però l'argomento frammentazione del territorio è un argomento oltretutto trattato negli ultimi anni anche a livello europeo, perché esiste proprio un network, esistono delle politiche a livello europeo che studiano appunto la problematica del quanto impattano le infrastrutture lineari sul territorio, quindi frammentando non solo il paesaggio ma frammentando gli habitat e quindi impoverendo la biodiversità. Infatti nel grafico è una rappresentazione semplice, sempre tratta da questi studi che vengono fatti a livello di Unione Europea, che dice che esiste un rapporto diretto tra la probabilità di sopravvivenza delle popolazioni animali e il grado di frammentazione del territorio. Cioè, frammentazione è abbastanza intuitivo, le reti lineari di trasporto formano una maglia sul territorio che frammenta il territorio, lo divide in celle, in poligoni, in piccole aree. E queste aree diventano delle isole spesso invalicabili da parte della fauna. Quindi maggiore è il numero per chilometro quadrato di queste aree sul territorio e minore è la possibilità di sopravvivenza delle specie animali. Quindi questo è in sintesi l'impatto delle infrastrutture sulla biodiversità. E quindi adesso vi dirò qualche cenno sull'argomento specifico della difficile convivenza tra reti per la mobilità e reti ecologiche, facendovi vedere anche alcune proposte di intervento per ovviare a questo problema della frammentazione del territorio. Ovviamente noi abbiamo preso in considerazione nell'analisi urbanistica non soltanto le previsioni locali ma anche le previsioni sovralocali, le previsioni infrastrutturali, che nella nostra area di studio sono abbastanza consistenti, insomma. Quindi nell'immagine a destra voi vedete questo è il comune di Voltiere, i varchi in rosso, quelle linee in rosso sono i varchi della RER, quindi i varchi che vengono individuati dalla regione Lombardia. Sul territorio del comune di Voltiere ce ne sono 4 e voi li vedete, vengono ovviamente posizionati nelle fasce verdi, fasce non edificate. Nell'immagine a fianco, forse non si vede molto la fotografia sotto, però nelle stesse fasce verdi vengono anche collocate poi le infrastrutture, le previsioni infrastrutturali, perché ovviamente se in un territorio molto conurbato come il nostro, negli spazi verdi dal punto di vista della regione Lombardia diventano interessanti per la rete ecologica, ma diventano anche interessanti perché sono gli unici spazi in cui andare poi a collocare delle infrastrutture. Quindi spesso noi ci siamo trovati in questa situazione, previsione di varco della rete ecologica, però anche sovrapposto previsione di nuova infrastruttura. Questo è sempre il caso del territorio di Voltiere. Voi vedete a sinistra, sempre in rosso, è l'indicazione del varco RER 109, a destra è un estratto del progetto definitivo della Pedemontana, compreso quella fascia in grigio che parte dalla rotonda, la casa della Pedemontana verso sud-est, è il collegamento tra la Pedemontana e l'autostrada Bergamo-Treviglio di previsione, e quindi vedete che anche in questo caso queste previsioni infrastrutturali impattano fortemente sulla rete ecologica. Nelle previsioni infrastrutturali vengono anche previsti gli interventi di mitigazione, ovviamente anche lì c'è tutta una letteratura che ti dice se tu devi costruire grandi infrastrutture, in teoria le grandi infrastrutture dovrebbero essere progettate assieme alla rete ecologica, nel senso che si deve sempre cercare di armonizzare a livello di progettazione. In caso appunto di territori fortemente conurbati come il nostro, lo spazio è quello, le infrastrutture sono quello che si può fare sono interventi di mitigazione. Questo per dirvi però che noi in molti casi, nonostante ci fossero queste previsioni infrastrutturali, anche a livello definitivo come nel caso della Pedemontana, abbiamo preferito lo stesso dare delle indicazioni di progetto sull'esistente, sull'attuale. Quindi abbiamo detto, va bene, quando ci sarà, se mai ci sarà questa previsione verrà realizzata, nelle modalità esecutive queste opere dovranno tener conto del varco della rete ecologica, quindi tener conto del superamento della barriera che è costituita da questa infrastruttura. Però noi adesso
diamo lo stesso delle indicazioni sulla deframmentazione di questo varco. La Regione Lombardia parla in molti casi di varchi da deframmentare, come diceva la Giuliana prima. Il varco è quando il corridoio ecologico presenta un restringimento, soprattutto un'interruzione dovuta a un'infrastruttura. Allora la Regione Lombardia dice che quel varco è da deframmentare, cioè bisogna superare la barriera costituita dall'infrastruttura e consentire lo spostamento di animali e fauna, ripristinare la permeabilità del corridoio ecologico. Quindi in questo caso abbiamo detto, nella situazione attuale esistente, noi lo stesso diamo delle indicazioni su come deframmentare questo varco, che adesso è semplicemente una strada provinciale, e quindi si dice realizziamo un sottopasso per ripristinare la permeabilità del varco. Per quanto riguarda le previsioni, anche lì ci sono delle indicazioni che vengono date di volta in volta quando le nostre indicazioni progettuali si sovrappongono alle previsioni di grandi infrastrutture. Ci sono delle indicazioni che poi soprattutto sono dei riferimenti poi alle buone pratiche già esistenti su come realizzare gli interventi. Quindi nel concreto interventi di deframmentazione sono tutto quello che consente agli animali di oltrepassare la barriera costituita dall'infrastruttura, quindi tipicamente i sottopassi stradali che possono essere realizzati ex novo con anche interventi semplicissimi. Noi nel nostro territorio abbiamo visto possono essere sufficienti sottopassi per media e piccola fauna, perché non abbiamo necessità di sottopassi per far passare i cervi, quindi sottopassi di 50, 80, 100 centimetri di diametro sono sufficienti per garantire il passaggio della fauna presente e che è stata rilevata nella nostra rete ecologica. In altri casi possono essere appunto sottopassi esistenti che possono essere riqualificati e riadattati, semplicemente anche degli scatolari idraulici, quelli che esistono già in sottopasso alle strade, se sono abbastanza ampi possono essere adattati per invogliare il passaggio della fauna, quindi con tutta una serie di dotazioni vegetali innanzitutto, perché i sottopassi non esistono da soli, devono essere sempre attrezzati con la realizzazione di sistemi verdi che indirizzano la fauna verso l'imbocco del sottopasso e soprattutto delle barriere che impediscono invece l'attraversamento della strada. E però in questo caso un semplice scatolare idraulico con della vegetazione messa a corredo e magari adattando il fondo dello scatolare, oppure verificando che comunque ci siano delle condizioni anche di illuminazione, si deve vedere l'uscita del sottopasso, tutta una serie di condizioni che possono essere realizzate per invogliare la fauna ad utilizzare questi sottopassi. L'altro sottopasso, per esempio, è il sottopasso dell'autostrada, che vengono utilizzati attualmente come sottopassi anche pedonali e ciclabili, anche in questo caso possono essere adattati però per l'utilizzo anche da parte della fauna. Un altro tipo di intervento riguarda l'adeguamento dei sottopassi stradali delle opere idrauliche, quindi non soltanto gli scatolari idraulici, ma anche proprio quando noi abbiamo una strada che attraversa un torrente. Nel caso dei fiumi è diverso ovviamente, ma nel caso di una strada attraversa un torrente ci sono queste opere, questi manufatti cementizi dei ponti che interrompono la continuità del corridoio ecologico che è costituito dal torrente. Sì, i pesci passano in questo corridoio ecologico, ma gli animali che si muovono lungo i corsi d'acqua non riescono a seguire il corso d'acqua, e quindi anche in questo caso in molti interventi abbiamo dato l'indicazione, valutando sempre la portata idraulica del corso d'acqua e le altre problematiche, abbiamo dato delle indicazioni su come intervenire per realizzare dei passaggi asciutti per mantenere la permeabilità del corridoio ecologico costituito appunto dal corso d'acqua. Dicevo prima, i sottopassi devono essere sempre abbinati alle barriere, quindi le barriere che impediscono fisicamente agli animali di accedere alla carreggiata. Quindi in questo caso si vedono delle barriere realizzate apposta per piccola fauna, queste a sinistra già con la dotazione vegetale. In altri casi le barriere, per esempio i pannelli fonoassorbenti, questo è un esempio di pratiche non buone, diciamo, perché un pannello fonoassorbente deve essere provvisto delle sagome specifiche per l'avifauna, per evitare le collisioni con le barriere. In alcuni casi, quando non era possibile realizzare sottopasso, realizzare questi sistemi di attraversamento, per limiti fisici, per esempio a Solza c'è un varco regionale che è il 139, che è su via Roma, taglia via Roma, e anche lì il corridoio si riduce a uno spazio di 10 metri.
la strada che taglia questo corridoio è comunque una strada comunale, non ci sono grandi problemi di traffico, realizzare un sottopasso sarebbe un intervento anche forse costoso rispetto all'effettiva utilità. In questi casi abbiamo detto posizioniamo della segnaletica, quindi dove è possibile non agiamo sugli animali obbligandoli a passare nel sottopasso, agiamo sugli automobilisti dicendoli rallenta e posizionando anche della segnaletica che non sarà la solita segnaletica zona 30, passaggio dei bambini, ma sarà passaggio di rospi piuttosto che di ricci e di volpi, perché in questo punto c'è un varco della rete ecologica. Oltretutto questi interventi sono anche funzionali alla sensibilizzazione nei confronti del tema della rete ecologica, come diceva la dottoressa De Filippis, c'è anche una parte di divulgazione e di far conoscere queste tematiche al cittadino. Questi sono gli interventi di deframmentazione, quelli più impegnativi, più corposi. Questi ovviamente vengono realizzati concretamente all'estero, in Svizzera piuttosto che in Svezia. E si parla di sovrappassi, quindi soprattutto nel caso di grandi infrastrutture è molto più funzionale far passare la fauna sopra l'infrastruttura piuttosto che sotto. Qui si tratta di ponti che vengono, in alcuni casi vengono dedicati nello specifico solo al passaggio della fauna, quindi si ricostruisce l'ambiente facendolo passare sopra l'autostrada. Sembrano cose futuristiche, in realtà guardando in internet si trova ormai di tutto, guardando tutti gli elaborati del progetto della Pedemontana e delle opere di mitigazione allegate delle Greenways, anche lì si ritrovano interventi di questo genere, quindi dei sovrappassi dedicati proprio al passaggio della fauna. Queste due immagini che vi faccio vedere, tra l'altro, sono estratte dalla raccolta delle modalità di intervento nel paesaggio del Parco Agricolo Milano Sud, quindi non sono esempi svedesi, anche da noi si comincia a pensare alla realizzazione di questi interventi, che possono essere appunto o dedicati solo al passaggio della fauna, oppure come vedete qui si tratta di interventi polivalenti. La Regione Lombardia punta molto sul concetto di rete polivalente, che fornisce servizi ecosistemici al territorio, quindi non soltanto la rete ecologica per animali e vegetali, ma una rete ecologica che fornisce anche dei servizi al territorio, quindi che ha anche dei valori che riguardano la fruizione e la comunicazione. In questo caso questi ponti sono fatti per il passaggio della fauna, ma comprendono anche dei percorsi ciclopedonali. E quindi sono appunto interventi polivalenti. Qui li vedete nel concreto che sono stati realizzati, questi mi sembra che sono svizzeri, e quindi sono degli interventi molto semplici, dei semplici ponti rivestiti di terra. Noi pensavamo di proporre un intervento di questo genere anche a Ausio Sopra, per esempio, in un cavalcavia si poteva pensare, Ausio Sopra ha due cavalcavie di collegamento con Ausio Sotto, uno principale e uno secondario, in quello secondario si poteva proporre, facciamo un senso unico, quindi dividiamo il cavalcavia in due, metà va bene per lo spostamento dei veicoli, l'altra metà può essere inverdito e può essere adattato a passaggio faunistico. Questo era il progetto più alternativo che abbiamo proposto poi nella nostra proposta progettuale di rete ecologica. Poi tutti gli altri interventi sono molto più. Però per esempio nell'immagine che vedete sotto, questo è un sovrappasso dell'asse interurbano. In molti casi sono stati, sempre tra Mapello e Ponte San Pietro, sono stati realizzati questi sovrappassi, voi lo vedete in terra, perché non servono per collegare strade, servono per collegare degli appezzamenti agricoli, quindi per consentire l'accesso ai terreni coltivati. In questo caso si può pensare, qui sì, effettivamente abbiamo un sovrappasso interrato, adesso ci passano i trattori o al limite le biciclette, si può pensare di attrezzarlo per favorire il passaggio della fauna. Perché comunque anche se siamo in campagna aperta ci sono degli accorgimenti da tenere in considerazione per il passaggio della fauna, perché un animale non va facilmente su un sovrappasso, anche se non è asfaltato, anche se non passano veicoli, non va facilmente perché è disturbato dal traffico sottostante, quindi sono questi interventi che si possono attuare facilmente su questi sovrappassi esistenti, ma semplicemente attrezzandoli. Questa è l'ultima slide, volevo soltanto comunicarvi questo, appunto, il concetto che già un po' vi è stato detto prima, cioè la rete ecologica non serve soltanto serve principalmente al funzionamento al miglioramento dell'ecosistema, quindi ad animali e piante, però anche la fruizione, la divulgazione, la sensibilizzazione nei confronti di queste tematiche sono molto importanti.
A sinistra vi volevo solo far vedere che noi in molti casi diciamo sì, la proposta di intervento è la ricostruzione di quel corridoio, di quel pezzo di corridoio, e quindi la realizzazione, vedete l'immagine sotto, c'è questo fosso, questo tratto di reticolo irriguo. Noi diciamo lungo questo fosso ricostruisci il corridoio ecologico piantumando una fascia arbustata alberata e a destra una fascia arbustata a sinistra, però non soltanto, qui c'è un sentiero esistente nel piano regolatore, nello strumento di governo del territorio abbiamo visto che il comune, qui si tratta del comune di Mapello, prevede la realizzazione di una pista ciclabile, quindi abbiamo detto allora la proposta è facciamo un intervento polivalente, un intervento complessivo, quindi non soltanto ricostruire il corridoio ecologico con la fascia boscata e arbustata, ma anche contestualmente realizzare la pista ciclabile di previsione, ma in modo che le due fruizioni, quindi del percorso, da parte degli umani e da parte degli animali, non confliggano, ma possono stare assieme. Nell'immagine a sinistra invece sono questi disegni che sono fatti da bambini della scuola elementare di un concorso che è stato indetto nel 2010, vi dicevo appunto che esiste un network europeo, tra l'altro di cui l'Italia non fa parte, anche se poi su molte iniziative adesso si sta avvicinando. E quindi tutti i paesi aderenti a questo network hanno organizzato questo concorso nelle scuole, ma questo per dirvi che questi disegni sono stati fatti da bambini delle scuole elementari per rappresentare la rete ecologica. E quindi questo tema non è un tema per specialisti, per naturalisti, per ambientalisti o per architetti, è un tema che può essere benissimo, comunicato, perché come è stato detto prima l'importanza della rete ecologica riguarda il miglioramento, diciamo, non solo dell'ecosistema, ma anche della qualità della vita di tutti. E quindi volevo con queste due immagini darvi uno spunto di ottimismo anche nei confronti del nostro progetto. E ho finito.